Il musicologo Alberto Iasoè stilò qualche anno fa un interessante volumetto relativo alla conoscenza di nomi di strumentisti e musicisti da parte di un pubblico di età superiore ai 18 anni e con almeno la licenza liceale. L'indagine fornì una serie di comiche sorprese legate a risposte che dimostravano una conoscenza più che sommaria dell'argomento. Ma vi furono di contro alcuni musicisti che vennero premiati da risposte che lasciavano evidenziare una popolarità trasversale, costante e assoluta. Tali musicisti erano Toscanini come direttore d'orchestra, Verdi come compositore di melodrammi, Gazzelloni come flautista. Questo per dire come effettivamente la figura di Gazzelloni, di cui ricorre nel 2019 il centenario della nascita, fosse entrato ed ancora è nella conoscenza dei più e non solo fra gli addetti ai lavori. La mia monografia, edita da Zecchini e dedicata al maestro, ripercorre l'incredibile avventura di un uomo che seppe coniugare la più alta professionalità con una volontà della diffusione del suo operato senza confini e limiti di indirizzo. Nella monografia si entra nella logica per cui Severino Gazzelloni, attraverso la sua capacità attoriale, si mosse agevolmente fra la più sofisticata avanguardia musicale internazionale del Novecento e gli spettacoli, anche televisivi, più popolari. Il suo carisma, la sua volontà di diffondere la conoscenza del suo strumento, la sua affabilità come docente, concertista, divulgatore, vengono espresse attraverso il continuo alternarsi fra il sacro e il profano, che fa di Severino Gazzelloni un personaggio unico nel panorama della cultura europea del Novecento. Tutti, musicisti e non, dobbiamo essere grati a Gazzelloni per il suo travolgente impegno teso sia alla diffusione della musica, del suo strumento e della democratica realtà, che una musica ben suonata non appartiene a un genere specifico, ma più in generale all'arte dei suoni. E questo è il maggiore tributo che gli si possa riconoscere.